Bentornati a Radio Design. Oggi siamo in compagnia di Daniela Capitini. Benvenuta, Daniela. Grazie, buonasera. Allora, oggi perché siamo qui? Perché ci sarà un evento a breve, un evento che riguarda la moda, quindi ci compete, essendo noi l'Istituto Italiano di Design, ci trovate qui in centro a Perugia. E di cosa si tratta, Daniela? Si tratta di una sfilata di moda che organizziamo da 5 anni. Siamo delle volontarie ANT. Io dal 2013, scusate, sono volontaria e da allora ho iniziato questa attività di organizzare la sfilata di moda per ANT. Spieghiamo intanto cos'è ANT. L'ANT è l'Associazione Nazionale Tumore con sede a Bologna. A Perugia esiste la delegazione con sede in via dei Filosofi 74, dove abbiamo un charity shop nel quale noi presentiamo tutti i nostri prodotti donati dalle diverse aziende e abbiamo un bel riscontro in quanto molte persone vengono da noi per farci delle donazioni e chiedere informazioni sul nostro ospedale domiciliare oncologico. L'ANT ha a Perugia l'ospedale domiciliare oncologico, composto da 2 medici, 2 infermieri, 2 psicologi e una nutrizionista, e aiutano molto le nostre famiglie che hanno un malato in casa di tumore. Possono andare, vanno regolarmente 24 ore su 24 ore presso i malati oncologici, e questa è la nostra attività e la nostra raccolta fondi è orientata proprio per questo motivo, per sostenere l'ospedale domiciliare oncologico. Bene, torniamo al nostro evento, quindi, che aiuta ANT, diciamo, nella raccolta fondi. Abbiamo detto che questo evento si chiama Defilant, si terrà il 10 novembre alle ore 17 presso la Scuola delle Lingue Estere presso Santa Giuliana, per chi conosce Perugia, dove c'è, insomma, l'area, il parco di Santa Giuliana. Come si svilupperà questo evento? Cosa accadrà? In questo evento la sede ci è stata sempre data dall'esercito italiano, dal nostro esercito, il 5° anno. Viene Defilant presentato da Nicola Gasbarro. E le nostre modelle sono 19 ragazze che non fanno di professione le modelle, ma in realtà si offrono, si cimentano, possiamo dire, e si divertono anche. Per quanto riguarda gli abiti che indossano, sono tutti donati dalle aziende del territorio umbro, più che altro da aziende del Kashmir, da Losani Kashmir, Corscavour, Badiali di Foligno, poi da Gattinoni, oltre le aziende anche i negozi del centro di Perugia, Andrei, tutti i negozi del corso di Perugia. Sì, cerca di fare rete, insomma, con la struttura. Rete con la struttura. Adesso siamo circa 40 aziende che ci fanno donazione dei loro capi, che poi noi mettiamo a disposizione di chi vuole offrire come donazione in via dei Filosofi al nostro charity shop numero 74. Quest'anno abbiamo dato un nome al Defilant, un tema, arte, moda e food. Per quanto riguarda l'art, i ceramisti del distretto di Deruta hanno donato bellissime, possiamo dire, ceramiche che verranno esposte sempre lì presso la scuola dell'esercito. Per il food, le aziende agricole del territorio hanno donato olio, vino, legumi della Valnerina, e con questi noi abbiamo creato delle cassette chiamate il paniere, il nostro paniere, e verranno presentate sempre il 10 novembre presso la scuola dell'esercito a Santa Giuliana, che avverrà il giorno alle ore 17. Bene, allora abbiamo detto, credo, tutto. L'unica cosa, quindi, invitare tutta la cittadinanza a questo evento. Vi aspettiamo. E poi, per concludere la serata, ci sarà una pericena offerta dalla Cuoche dell'Umbria. Inoltre, i ragazzi della scuola Alberghiero ci aiuteranno in questa attività. La scuola dei parrucchieri, Trucco e Parrucco della CNA, e altre organizzazioni come la Confcommercio, sempre fatto il patrocinio, il Comune di Perugia e il nostro istituto, è l'Istituto di Design.
Bene, abbiamo detto tutto, allora non facciamo altro che invitarvi, lo ricordiamo, il 10 novembre alle ore 17. Grazie. Presso la scuola di lingue estere di Santa Giuliana. Grazie. A prossima intervista su Radio Design. Buonasera.